Una lunga ed estenuante convivenza forzata con i cantieri nel centro cittadino, ma anche in periferia. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle. Nel corso di un incontro on the road è stato fatto il punto sulle difficoltà incontrate dai cittadini e da chi per lavoro deve raggiungere alcune zone, come l'area di risulta. Circa 1000 i parcheggi dimezzati a causa di due bonifiche. Sentiamo il consigliere comunale del Movimento, Paolo Sola. L'area di risulta che è stata di fatto requisita da questi interventi di bonifica bellica e ambientale che stanno svolgendo sul terreno, mettendo quindi ulteriormente in ginocchio tutte le attività commerciali, non soltanto appunto nel periodo dei saldi estivi, ma con delle difficoltà che a quanto pare si protrarranno fino al mese di dicembre, quindi con il pericolo di compromettere anche tutto il periodo del commercio natalizio. Una situazione appunto difficile che ormai appunto i commercianti non sono più in grado di sostenere e per le quali ci aspettiamo risposte direttamente dal sindaco, visto che ha avuto la grande idea di tenere per sé ben 17 deleghe, tra cui anche quelle ai lavori pubblici e al parco centrale. Quindi ci chiediamo come sia possibile, come possa fare una sola persona a gestire tutta una serie di difficoltà. Non solo denunce, ma anche proposte. Sentiamo Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento. Proposte alternative potrebbero essere l'utilizzo di spazi comunali ampi in cui dare parcheggio alla città e consentire poi lo spostamento attraverso delle navette gratuite. C'è l'area dell'ex Cofa, enorme, di proprietà del comune di Pescara, che è stata invece adibita alle giostre. Il sottopasso su cui l'amministrazione voleva creare il mercatino etnico, poteva essere anche quello uno spazio che nelle more della presentazione delle attività progettuali poteva mandare una richiesta a RFI per chiedere di poter utilizzare quello spazio. E poi ci sono soluzioni tampone che potrebbero essere utilizzate e che invece non vengono scelte, come il fatto di poter restituire i soldi dell'abbonamento a residenti e commercianti, perché chi ha pagato l'abbonamento all'area di risulta oggi sta pagando un abbonamento per uno spazio che sostanzialmente non può utilizzare. E piccola nota, sul sito di Pescara Multiservice vediamo la possibilità di poter, c'è un avviso di inutilizzo del parcheggio di Piazza Alessandrini, e anche lì si dice che i lavori sarebbero terminati il 15 di luglio. Sappiamo tutti che i lavori non sono terminati, è ancora tutto completamente bloccato, quindi alla città si tolgono non solo gli spazi centrali dell'area di risulta, ma anche spazi nella zona di Porta Nuova, che anche lì continuano a penalizzare residenti e commercianti.